Arezzo si dedica anche ad artisti giovani. Sì, in una delle sedi deputate a questo è una delle linee comunicative che abbiamo scelto, quella di non mischiare le carte, quella di diversificare sempre gli ambiti. Del resto è così che funziona in ambito contemporaneo. Spesso gli artisti non vogliono esporre dove è esposto qualcun altro, qualcuno che non reputano alla propria altezza, e danno ragione a pretendere questo. In questo caso, dividendo gli ambiti, giovani con i giovani, affermati con affermati, internazionali con i colossi, non si corre questo rischio. E il Palazzo Chianini Vincenzi è la sede scelta da noi per esporre l'arte giovane, in questo caso un'artista giovane ma già affermata, e quindi è lì che vedrete da venerdì alle 18 il lavoro di Carla Mura. Allora è bello l'incontro in questo palazzo che sarà la sede della mostra, che è un palazzo antico importante, e la mostra di un'artista che è proiettata verso il futuro. Sì, ho fatto un po' di studi, di ricerche di questo grande studioso medico botanico, no? Era anche cesalpino, e quindi mi fa piacere esporre in un palazzo così antico, con quelle volte meravigliose, un'arte moderna, un'arte contemporanea, un'arte colorata, un'arte per i giovani e non solo, e quindi un'arte che guarda anche al futuro in un centro storico importante, quindi in una struttura molto suggestiva.